Come andiamo ragazzi? Qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo video. All'interno del video di oggi concluderemo quindi i tour degli amici che già conoscete sul mio canale, ovvero Poketonks, Gravier e oggi Freyke, come avete letto dal titolo. Non ho mai visitato l'isola di Freyke all'interno di un mio video, quindi direi che è un'ottima occasione per farmi sapere anche voi cosa ne pensate, perché come al solito, come gli altri due video di questi tour, vi lascio in descrizione e durante il video anche il codice sogno, sia per visitare la mia isola che quella del mio ospite. Anche se in realtà, semplicemente, sono io l'ospite. Vi ringrazio enormemente di essere qui anche oggi e diciamo, buona visione, perché non voglio rubarvi altro tempo. In questo momento è disponibile un volo per Granita. Granita! Qui troverai un ottimo tempo piovoso e niente. Da me c'è un sole che spacca le pietre, fra. Adesso arrivo e cambia il tempo, non si sa come. Ma sai che invece adoro quando piove perché non devo annaffiare nessun fiore? È bellissimo, il giorno dopo mi ritrovo con il doppio dei fiori. Anche io, ma non hai idea. Sto facendo ibridare un sacco di anemoni, ma non riesco a farne tanti perché a volte magari mi scoccia anche solo l'idea. Oh, guarda un po' quanta roba. No, aspetta, spoiler. Ecco no, il pagliaccio raro. Ma tu non l'hai vista la mia isola? Io ho fatto qualcosina durante l'estate. Forse l'hai vista tanto tempo fa quando avevo fatto i video assieme a Tonks e Gravier. Sì, tipo aprile. Perfetto, ti faccio fare un giro turistico di Granita. Proprio... Allora, io so che tu hai non so quante centinaia di ore di gioco e quindi hai un'isola pazzesca. Lo so benissimo, non vedo l'ora di vederla nel dettaglio. Però, benvenuto nella mia Granita piovosa. Eccolo! Salve! Uè. Allora, mi metto in gingheri, dai. Vai, sghingherati tutto. L'ho fatto con Tonks, l'ho fatto con Gravier, lo faccio anche con te. Prima di tutto, gli abitanti. Vediamo gli abitanti. Ah, vuoi vedere gli Freyke. Abitanti? Qua abbiamo uno che è tipo uno dei primi. Te lo spingo addosso così. Aspetta che guardo dalla mappa. Abbiamo Mimmo. Allora, io mi ricordo che tu avevi le scimmie bianche, me lo ricordo. Sì, ho una scimmia bianca, sì. Grigilio, poi Franca, che è tosta. Benny, carino. Rosalba mi fa morire. Sembra un'icona trash bellissima. No, Rosalba è grandiosa. È tipo con il carattere quello chic. Tutto. È una stella, è una diva. Perfetto. Qua invece abbiamo Carlotta. Poi abbiamo Crocco, che è un figo, vabbè, lo sapevamo. Drago, che è un pinguino. Beh, non ha un nome bellissimo. Drago, e poi ti ritrovi lui. Cioè. E poi c'è Crocco a fianco, che in realtà è un drago. Vabbè, esatto. Brivido. E Lupilla. Lupilla piacerebbe molto a Tonks perché lui adora i lupi. Ma anche io, infatti, appena l'ho trovato ho detto: oh mio Dio, la voglio subito. E in più in questo momento c'è anche qualcuno nel campeggio. Non ti dico magari chi è, così magari lo vediamo dopo. Ma ultima nota sui miei isolani. Brivido. Guarda che occhi che ha. L'ho visto. Credo sia uno. C'è un regalo. Uno spacciatore. Oh mio Dio, che cos'è? Allora, benvenuto nella mia granita, hai visto gli abitanti, qui c'è la classica fontanella iniziale, da questa parte c'è il centro città, quindi con il municipio, insomma. La bandiera è la tua faccia quando arrivi nella mia isola e sai quante ore ho giocato. Beh, mi metto in prospettiva con il corpo sotto la bandiera. Ok. Aspetta, lo faccio anch'io, ce l'ho. O questa. Vai, ci sta. Perfetta. Ok, allora qui siamo molto sportivi, quindi ci piace molto il basket. Io non posso solo l'ombrello, aspetta, via. Più. Molto figo, sarebbe stato bello poterci giocare. Sì, infatti ho anche un'altra piccola sorpresa per gli amanti dello sport, la vedremo tra poco. Qua ci sono varie case, una parte un po'... Un porto residenziale, qui le consiglio di acquistare casa da questa parte, vicino al centro, con tanti fiori accanto, vicino. Possiamo consigliarlo a Federic, visto che sta cercando nelle storie casa. Sì, infatti lo sto aiutando e gli sto offrendo un'ottima sistemazione qui nell'isola di Granita. Andiamo a vedere, non so se tu puoi entrare qui, giusto? Per vedere sì, ho voglia. Vai, vediamo chi c'è. Dammi un giudizio. Secondo me è carino. Te lo do appena esco con le emozioni. Anche perché io non posso entrare. Ok, posso entrare. Sto arrivando. Esco e ti do un parere. Salve, c'è stato lo switch. Salve. Ah, è stato. No. Metterò il suono dello switch in edit, allora, se me ne ricordo. Ok.
Ti do il parere? Sì, voglio avere il tuo parere. Io tipo farei tipo... pessimi, pessimi. Ah, comunque qui non abbiamo... lo voglio a Kanga. Qui abbiamo proprio il posto di brivido, come dicevamo prima, perché proprio qua lui spaccia un po' di erbacce. E... è per coso, Florindo? Sì, 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 proprio per lui, anche lui è molto amico dell'ambiente, ecco. Da questa parte abbiamo il frutteto, che se ben ricordi era identico al tuo fino a un po' di tempo fa. Adesso non so se l'hai totalmente smantellato. Smantellato, immagino di sì. Da questa parte abbiamo un po' di tulipani e abbiamo il museo. Non so se puoi entrare oh. Al museo. No, come sei messo però? Allora, i fossili li ho quasi tutti. Pesci ne ho abbastanza. E chiaramente le opere d'arte ne ho davvero poche ancora. Perfetto, no, no, lui non ce l'ho. Però neanche io fino all'altro giorno. Vediamo se posso farti un applauso. Ecco. Bravo, bravo. No, aspetta, aspetta. Complimenti. L'ho pescato da Tonks. E quindi adesso devi pescare qualcosa anche qui. Ah, sì. Ora devi prima pescata è quella buona. Devi trovare il pesce grosso e attenzione, perché qui ho un bel campetto da calcio, un po' in miniatura, che... devo dire. Le proporzioni non ci sono, però chiaramente per un fan di Nazuma come me non poteva mancare un campo da calcio. Ah, anche le telecamere! Oh, no vabbè, il ring. Che storia! Telecamere. La parabola per trasmettere, ovviamente. Esatto, qui c'è tutta la sala giochi con robe varie e qui c'è anche la ruota della fortuna e già hai visto anche... la parte per fare le sfilate. Aspetta che arrivo. Dov'è? È qua in alto a destra dove arrivo poco fa. Ok. Ah sì, è vero. No vabbè, che storia. Tipo passi da qui qua. Qui ci si cambia. Sarebbe stato bellissimo se fossero stati leggermente più trasparenti. Sì, si vedeva tipo solamente la sagoma e poi uscivi cambiato. Sì sì. E qui avevo intenzione di fare qualche cosa in gruppo. Aiuto. Non posso né scendere né salire. Meme obbligatorio. Volevo fare qualcosa in gruppo, tipo un... non saprei, tipo un quanto costa il tuo outfit Animal Crossing Edition, roba del genere. Non so se è un'idea che può garbare. Ci sto. Io le tazze che girano le odio, ma non so il perché. Forse la musica, però sì. Lì al massimo sono toghe. Infatti spegniamo, fine. Ok, non manca molto. Non manca molto, abbiamo solamente poi dopo magari la casa. Questo è grande, ma non so se... non sfrutterei questo come pesce della mia isola. E da questa parte abbiamo un labirinto. Sento qualcuno che fa cose. Prendile nel mare in caso. Ci sono robe più. Oh, guarda, che storia. E c'è un mini labirinto. In realtà è un percorso unico, quindi non ci si può perdere. Effettivamente, no, c'è l'inghippo. Qua c'è un inghippo, è tutto work in progress. Da... E dove porta? 3 mesi. E porta, diciamo, in un mini giardinetto. Che bomba! Questo è bellino. Ah, guarda la tigre! No, vabbè. E poi... la tigre fa troppo ridere. E questo qui pure, mi fa troppo ridere. Ah, si caguglia. Questo è bellissimo. Te l'ha dato Tonks o l'avevi fatto tu prima? No, l'avevo fatto io. E l'ho dato un po' a tutti perché mi faceva sì, a me me lo ricordo. Infatti ce l'ho ancora. Tonks l'ha messo in modo tale che non sia raggiungibile perché mi ha raccontato un po' la storia di Kaguya. E quindi carino, molto bello. L'ho visto e l'ho lasciato lì. Mi sono perso. No, si deve passare. Mi sono perso nel mio labirinto. Eccomi qui. Ok, eccomi. Ma sai che sono curioso di pescare? Ok, vediamo un po' che cosa troviamo. Allora, l'ora è buona per pescare. Sì, ho trovato cose interessanti poco fa. Sta anche piovendo, quindi. Dai. Dai, voglio vederlo in live. Vediamo cos'è. Eccolo. Sgombro. Yeah. La solita spigola, mi sa. Vabbè, la libero. Oh no. Oh, cosa ho pescato? Cos'è questa cosa? Dove? Dove sei? Ho preso un pesce istrice. Giù.
Giù in fondo a destra. Ho pescato un pesce istrice. Attenzione agli aculei. Ah, ok, ok. Mumble mumble, sembro il tizio del Monopoli. Ok. Che stavo dicendo? Possiamo andare in casa? Ultima cosa da vedere. Vabbè. Sai che regalo ti posso fare? No, forse già ce l'hai. Però vedi un po' se tutto. Ti serve questo. Cos'è? Armatura. Ah, nice. Aspetta, controllo se è da imparare. No, non ce l'avevo. Nice. L'ultimo è da 16. Nice. Wow. Tutto tuo. Ok. Tutto tuo. Ho trovato qualcosa che non avevi. Wow. Ah, aspetta, c'è un'ultima cosa. Saliamo di qua. Il negozio di Marco e Mirko. Ok. Ok. Nice. Nice. Che a me si era upgradato perché avevo fatto i ride ed ero loggato dal gioco un mese in anticipo. Tipo, rispetto all'ultimo gioco. Ma, oddio. Non è male quello che vendono, però boh. Ma cosa c'era? Una sedia e un rack di. Sedia, un server tipo, credo. Andiamo di qua? Sì, arrivo. E voilà. Concertazzo, ma? Anche se sotto la pioggia. Perché KK Slider non ci piaceva e quindi ho voluto creare proprio una. Non proprio una sala concerto. Prima ero in una sala al chiuso, poi gli strumenti sono diventati così tanti che ho dedicato un'intera isola. Qua ci sono tutti i concertoni. Sì, effettivamente c'è amplificatore, chitarra elettrica, sax, violino, violoncello, basso elettrico, amplificatore, pedali, pianoforte a corda e arpa. Yeah. Yes. Ok, direi che possiamo andare nell'ultima parte, ovvero quella di casa. Là sotto si vede il mio Godzilla. Credo che ci siamo passati sopra nella parte di sopra. Dov'è il tuo Godzilla? Qua. Sulla destra. Eccolo lì. Aspetta che abbasso. Ah sì, è vero. Boia, è grande. Mm-hmm. Guarda che ho pulito tutta l'isola perché non giocavo da un po'. E quindi c'erano erbacce ovunque. Dentro casa c'era l'infestazione di tutti gli insetti possibili. Ho pulito tutto perché ho detto viene Frozen e devo sistemare tutto. Vabbè, che casa super. Che bello il pavimento. Poi la katana, la morfo blu. Un registratore. Due switch perché stai prendendo le mie sembianze. Sì. Ok, qua. Il tuo uccello esposto. Esatto. Come hai fatto a saltare? In realtà ho spento il macchinario qua, il marchingegno. Ah, si può? No, vabbè. Perché ciao, in raga, volevo... ho scoperto oggi, dopo 400 ore di gioco, che il PG salta. In realtà volevo aprire questa scatoletta. Non so se sei ancora qui. No, ho switchato a sinistra. Ok, quando sei... Vabbè. Sei entrato per caso nella mia palestra / laboratorio segreto? C'è il server che ti avevo dato io. Yes, eccoci qua. Yeah, che bello che è. Palestra, non l'avevo visto che... poi io avevo bisogno di anche un laboratorio segreto e è diventato palestra / laboratorio segreto. No, solo l'ingresso. Dritto. Ok, salgo anch'io. Salgo anch'io. Oh! Noi c'è. Beh, i capelli non si muovono. Beh? No, aspetta, forse si muovono, sì. No, non cambia nulla. Peccato. Qua a destra invece c'è la cucina. Com'è? Brutta. Ikea. Quella di Tonks è un sacco Ikea. Beh, credo anche questo. Oddio, quanto anni 80. Sì. È tipo di quelle cucine dei nonni che tipo sono brutte. Ma grazie, dal vivo, Grazie. No, ho specificato, ho detto dal vivo. No, è decente. Sembra un sacco quei posti dove cenare tardi. Stile anni 80, sempre. Sì, tipo... dove ci sono le ragazze che ti servono. Esatto, tipo un dinner americano. Mm-hmm. Molto onesta comunque come casa. Ci manca solo il sopra e il sotto. Yes. Dove vai? Sopra o sotto per primo? Sotto. Ok, sotto prima era la sala concerti, quella che poi ho spostato perché mi serviva uno spazio più grande, ma ho lasciato qualcosina. Come mai l'hai spostata solo per lo spazio? Sì. C'erano troppi strumenti e questa è più o meno una specie di discoteca work in progress. Più. Ho vinto. No, non è vero. Ah, che bella la piantina qua. Ma questo dondola se mi siedo? Che fail. No.
Il caffè, non so se hai notato, è sia qui in cucina, un po' ovunque, è molto importante. Ah sì, il caffè è base, tipo, la bevanda degli dei. Ehi, ho spento la luce. Sono anche vestito. È finito il video, ciao! Sì, buona idea. Ma perché posso dormire mentre ci sei tu? Mentre l'altra casa ovviamente è vuota. L'altra casa? L'altra casa, se intendi quella non degli NPC, è quella di Nicoletta. Non c'è altro lì, vero? Poca roba. No, no, non tanto. Qua stai ibridando, aspetta, ti do una mano a innaffiare. Che no. Aumenta le probabilità. Ah sì, anche se sta piovendo. Fino a 8 giocatori, aumenta le probabilità. Ah, quante cose si imparano. Dopo 400 ore ho imparato che posso alzarmi e spegnere la luce in sto gioco. Allora, secondo me l'isola comunque è bella. Se ci lavori ancora un pochino, aggiungi qualcosina ogni tanto, secondo me spacca. Tipo per esempio, ti ricordi che all'inizio anche la mia era full di fiori? Sì, sì. Per un paio di motivi. Qua questa stradina con le siepi al centro mi questa garba. Spacca. Questa spacca. Ops. Come mai non hai usato direttamente la siepe che ti danno loro? Ops, togliamo un po' di erbacce. Ops. Ecco. Ti ho visto. Ti ho visto. No, 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 niente, non c'era niente qui. Circolare, circolare. Ma ci pensi che non puoi più uscire? Se non posso più passare. Non posso scendere né salire, parte 2. L'isola è mia. Vieni qui. Oh, sali sul ring se hai il coraggio. Sì, salgo. Oh, ma cosa? È un letto. Sì. Ma cosa? Non male, non male. Mi è piaciuta. Mancavate soltanto tu e Tonks all'appello. O meglio, tu e Gravir all'appello. Dato che Tonks l'ho già pubblicato. Non male, non male. Mi piace. La metterei più o meno nello stesso pari di quella di Tonks. Perché c'è poco terraforming, ma è sì. In senso positivo, è molto naturale. Esatto, esatto. Non è come la mia o quella di Gravir, che sono 100% rifatte. E voi pazzi, siete tutte senza senso. Voi siete tutte rifatte, noi invece siamo naturali. Siete più belle. Esatto. È bellina questa spiazza, mi piace questa piazzuola. Anche questa carina, da paesino italico, molto... Sì, con 14 vecchietti che parlano di attualità mentre leggono il giornale. Ci vuole solamente il tavolino e le sedie di plastica dove ci sono i vecchi che giocano a carte. Manca solo quello. Bene, ora io non vedo l'ora di vedere anche la tua. Oh, ti aspetto volentieri nella mia isola. Quindi... Perché noi, in descrizione, lasciamo il codice amico, cioè il codice sogno per visitare offline la nostra isola. Il codice amico viene un po' male, se esatto. No... Però veniteci a visitare e magari se volete screenare e postare Instagram. Su Instagram, trovate ovviamente tutto in descrizione. Mi fa molto piacere se mi stalkerate l'isola e mi fate vedere un po' di robe. Io sono curioso anche delle loro isole, oltre che di loro che vedono le nostre. Quindi se qualcuno vuole farmi vedere la propria isola, sono curioso. Magari lasciate il codice sogno qua nei commenti. Esatto. Quindi ci vediamo nella tua isola? Nella mia isola! No, 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 no. Il logo che gira. No, 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 no.